Poi invece c'è una brutta curva, che è la curva dei decessi, che continua a salire, anche questa in maniera esponenziale, però questa ricordiamoci che è tarata sui 14-20 giorni precedenti, per cui questa curva inizierà a flettere nel momento in cui noi abbiamo oltrepassato il plateau, il momento della massima diffusione del virus. Il manager dell'ASP Mario Zappia, in un videomessaggio nel quale analizza i dati della diffusione del contagio da Covid in provincia di Agrigento, non ha nascosto la sua preoccupazione per l'escalation di decessi, malgrado sia convinto che tra una settimana, alla luce di quello che considera un oggettivo miglioramento della situazione tuttora in atto, questo numero sarà più basso. Situazione questa che riguarda anche il numero dei contagiati. Una curva dei contagi che ovviamente, e sono i tamponi, è in crescendo perché mi dice quante persone positive ci sono nella nostra provincia. Poi guardo anche il trend dei guariti, anche questo è un bel trend esponenziale e sta crescendo, quindi mi dice pure che questi positivi gran parte per fortuna guariscono e non passano dagli ospedali. Poi il commissario ha parlato della situazione negli ospedali, soprattutto in quelle di Sciacca ed Agrigento, evidenziando come in effetti i nosocomi siano tuttora sotto pressione, con ricoverati gravi che sono intubati e trattamenti nei confronti dei positivi con sintomi meno gravi, ma che in ogni caso gli ospedali stessi stanno dimostrando di reggere bene l'urto. Ricoveri Covid nei nostri ospedali che mi danno un senso della gravità dei contagi e quindi di quanto il contagio impatta sulla salute dei cittadini. Sciacca, su 6 posti letto Covid a Sciacca ne abbiamo occupati due. Di questi due, entrambi però sono intubati e quindi mi fa capire dai dati che ho io che sono due pazienti per ora ad alta intensità di cura. Però abbiamo 4 posti letto per i Covid e anche a Sciacca l'ospedale sta lavorando con altri 8 posti letto per i non Covid. Messaggio che anche per i non Covid, per i malati normali, i nostri ospedali stanno lavorando. Ad Agrigento in rianimazione su 14 posti letto Covid noi ne abbiamo occupati 5 e di questi 5 pazienti solo 2 sono intubati. Mentre invece la rianimazione per gli altri pazienti che sta lavorando normalmente ha 8 posti letto e sta lavorando con questi 8 posti letto, quindi facciamo passare sempre il messaggio che il nostro ospedale sta funzionando chiaramente sotto sforzo, sotto stress, anche per i malati non Covid. La curva che mi piace di più, ma non perché deve piacere più o meno, è il fatto delle ospedalizzazioni, che sia per quanto riguarda i ricoveri ordinari che quelli intensivi, sta decrescendo, addirittura ha preso in alcune fasi la parte calante, sia per le intensive, avete visto che sono meno i numeri, sia per i ricoveri ordinari che vedrete che rispetto a settimana scorsa sono di meno. Zappia ha annunciato che gli screening intanto continueranno. Ma il concetto fondamentale per evitare di illuderci con ottimismi fuori luogo è quello del numero totale di positivi. Voi vedete un grafico in cui vedete una montagna di positivi e sono quelli che vengono testati con i tamponi e che quindi rappresentano la cosa a cui stare più attenti perché ci fa rendere conto che la malattia nella provincia di Agrigento c'è ed è in mezzo a noi. Sono circa 1100 persone che in questo momento sono positive e circolano fra noi. Quindi noi abbiamo il virus fra noi, cosa dobbiamo fare? Distanza, igiene e mascherina, sempre. Questo grafico settimana prossima lo troveremo ancora più pieno. Perché a seguito dei tamponi che faremo con gli screening di massa andremo a trovare altri positivi. Ma questo non significa che la malattia sta peggiorando, la malattia sta in mezzo a noi. Nel momento in cui io vedo che i ricoverati aumentano, allora in me, sia in noi sanitari, si accende l'alert. Quindi questa massa di positivi ci deve far stare attenti perché il virus è fra di noi.